Benca per la nostra struttura di squadra è fondamentale, già nella partita con Treviso la sua assenza, soprattutto l'ultimo quarto, è pesata, anche perché riduce notevolmente le rotazioni, quindi sia con Treviso che con Piacenza siamo arrivati un po' a corto di ossigeno nell'ultimo quarto, però fondamentalmente i ragazzi sanno quali sono stati gli errori e hanno risposto, come poi dall'inizio dell'anno, con sempre un grande impegno e consapevolezza durante gli elementi di questa settimana. È ovvio che parliamo di una partita in cui la difesa è andata molto bene e sicuramente sono mancate un po' di lucidità e anche qualche tiro che potevamo mettere che non è entrato. Un tiro avrebbe cambiato magari la storia della partita, non è stato così. Questo non cambia il nostro modo di allenarci, non cambia l'intensità con cui i ragazzi lavorano, non cambia l'entusiasmo che c'è nel gruppo. Sicuramente sanno che, soprattutto la sconfitta di Piacenza, così come quella di Treviso, diciamo, sono un momento di difficoltà e hanno risposto semplicemente lavorando con ancora più serietà in palestra. Forte, una squadra lunga, una squadra che in questo momento sta vivendo veramente un momento di grazia, soprattutto offensiva, ma soprattutto si coinvolgono tanto e questo permette a tutti di essere protagonisti. La loro qualità è innegabile e sono meritatamente, secondo me, al comando del nostro girone. Per noi è semplicemente una partita che penso che i ragazzi abbiano il piacere di giocare contro un avversario così forte, che stiamo preparando con lucidità, sapendo chi affrontiamo, e però fondamentalmente non fa differenza Piacenza o Trieste. I ragazzi lavorano duramente, hanno lavorato veramente duramente la sua settimana, hanno lavorato duramente questa. Essendo tanti, riescono a mettere veramente tanta aggressività e riescono per 40 minuti ad essere così aggressivi. Noi dobbiamo semplicemente fare le nostre cose con la massima attenzione, non subirla ma contrastarla e basta. Sono alla fine del basket è abbastanza semplice e il problema non è cosa fai ma è come lo fai. È ovvio che abbiamo di fronte una squadra offensivamente che ha veramente tante armi e che difensivamente può permettersi di essere veramente tanto aggressiva. Questo è una cosa evidente e noi dobbiamo essere sempre semplicemente preparati ad affrontare. Well, you never know what to expect in a season. It just happens as you go. In practice we're working hard every day to continue getting better. And I think every day we start to learn more and more about each other. So I'm not really concerned about the three losses. Of course we don't want those losses. But we'll find a way to get back on track. Well, from what we know so far as a team, we know that they like to get out in transition and they like to run fast. So for us, it's going to be really important to take care of the ball, make sure we take good shots, so that way we don't allow them to get out in transition. But other than that, I think we just have to stick to our principles, everything we've been learning since we got here, which is play hard defense and communicate a lot. And then on offense, just feel free, hit the open man, and we should be fine. I expect it to be a really interesting and fun game because of the fact that we're coming off a losing streak, so we're really hungry and we want to, you know, get back on track and get a win. And with Trieste, they've been winning, so they want to continue winning. So I think you'll see two teams battling, going head to head, and it should be a real good one. But for us, we're just focused on playing hard and doing what the coaches tell us, and that should set us up for success. High-end basketball is just a lot more physical since I got here, and that's a transition that I had to get used to, and the coaches have definitely helped me get better at that and understand what it's going to be like when I get in the game, and also just continuing to move on the court, never standing still. That way the defense can never really guard you. As long as you're moving around and trying to find an open shot, you should be fine. So I'm starting to get the hang of it a lot more and more as I continue to practice and continue to play more games. Sono assolutamente felice di essere presenti in questa mega sponsor, questa iniziativa, perché è una partita determinante, insomma, l'abbiamo detto, l'hanno detto i ragazzi, ci tengono molto.
questa attività rientri in questo progetto che Tiene Energia porta avanti ormai da alcuni anni, in modo particolare con il gruppo di giovani di Tiene Energia Mini Basket, su cui crede molto come azienda del territorio, perché è un modo anche per essere vicini ai propri clienti, ai propri, alle famiglie e alle aziende che operano sul territorio. Quindi crediamo che sia un momento importante. Essere energia in questo caso, dare qualcosa magari in più, speriamo che dagli spalti riusciamo a trasmettere un po' di energia ai ragazzi, per un po' di gas, un po' di gas, perché insomma, però sono convinto che ci saranno delle belle soddisfazioni, anche se credo che sarà da combattere, insomma. Quello che ci aspettiamo da questa partita è che sia soprattutto una festa di sport. È vero che, voglio dire, la situazione di classifica, la situazione di campionato, le diverse posizioni di classifica, voglio dire, rendono la partita particolarmente interessante e complicata, però voglio dire, per noi l'importante è che tutto venga svolto con serenità. Noi siamo contenti per come la squadra sta lavorando, vediamo grande intensità in campo, vediamo i ragazzi che non mancano mai di concretizzare il loro impegno, e quindi un po' per questa necessità, un po' perché Tea, voglio dire, ha sempre connotato il nostro progetto con un marchio di serenità, di attenzione al territorio, di attenzione a quello che è un po' l'esigenza della famiglia, ecco, l'auspicio che sia una grande festa di scuola.